Maria con questa frase solleva il dibattito sulla migliore arma dello Stato per combattere la criminalità. È da preferire una soluzione punitiva o educativa? L'educazione può anche essere usata come miglioramento della società in generale? Il conflitto fra la visione liberale e quella autoritaria sta alla base del pensiero politico. Specialmente durante la pandemia è emerso il dibattito sul controllo delle libertà del singolo da parte dello Stato e anche e soprattutto dell'appoggio e affidamento del singolo a queste posizioni. Durante la pandemia di Covid è emerso il ruolo della partecipazione del singolo come soluzione per combattere l'emergenza. È sorto quindi il dubbio se questa sia stata una posizione legittima. Qual è quindi l'equilibrio tra i diritti e i doveri del cittadino? Come studenti riteniamo importante sviluppare e utilizzare le competenze logiche che abbiamo acquisito nei nostri anni di studio al liceo non solo in campo scientifico, ma anche nel campo della retorica. Con questo tipo di capacità riusciamo non solo a creare un discorso convincente, ma anche a migliorare la nostra identità di cittadini. Abbiamo inserito la nostra identità di liceo scientifico anche nel motto per farla abbiamo utilizzato questa citazione. Cartesio è il padre della ricerca metodologica. Seguendo il suo pensiero, riteniamo che il dubbio razionale costituisca la base per la ricostruzione della realtà. Abbiamo inserito il concetto di ricerca di una verità razionale anche nel nostro logo, che evidenzia la lotta fra vero e falso, qui corizzata da un angelo e un demone.